Finalmente ci siamo, mancano solo poche ore all'arrivo del nuovo aggiornamento che implementerà tutto il nuovissimo evento di Halloween del Fortnimers qui all'interno di Fortnite. Quindi mi raccomando, guarda questo video dall'inizio alla fine per scoprire tutte quante le novità che vedremo nel nuovo aggiornamento di domani. Prima di iniziare, come sempre, andiamo a regalare una skin ad un fortunato fra di voi che si è iscritto al canale con la campanella attiva. Lascia sempre un bel like, non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Ecco il fortunato di oggi, andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui gialla, facciamo conferma e mandiamogli questo regalo. Invio di regali in corso, vediamo se gli arriva questa skin, vediamo, e don inviato, quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin. Skin ovviamente regalata con il codice creatore Daccini, quindi se utilizzi questo codice mandami la foto, taggami su Instagram e sarà ripostato nel prossimo video. Partiamo subito e come già detto in precedenza, all'interno di questo video andremo a vedere tutte quante le novità in arrivo nella giornata di domani tramite il nuovo aggiornamento dell'evento di Halloween qui all'interno di Fortnite. Infatti ormai ci siamo, mancano solamente pochissime ore all'arrivo di questo aggiornamento che sarà la patch 22.20, ovvero il secondo aggiornamento di questa stagione. Questa patch porterà tantissime novità, tantissime nuove skin, sfide, ricompense gratuite, come ogni anno per ogni evento del Fortnimers. Partiamo subito e infatti questa patch verrà rilasciata domani, martedì 18 di ottobre, come appunto già Epic ci aveva annunciato all'inizio del mese. Infatti già con questo teaser che vedete a schermo, Epic tramite il suo account di Twitter ci aveva annunciato l'inizio dell'evento del Fortnimers 2022 appunto per questo martedì 18 di ottobre. Come ogni anno questo evento andrà a durare più o meno una quindicina di giorni fino a fine ottobre e ogni giorno potremo completare delle missioni per ottenere delle ricompense. Ovviamente le ricompense saranno picconi, saranno cosmetici, magari potrebbe anche uscire una skin, comunque la maggior parte delle ricompense le verremo a scoprire nella giornata di domani. E comunque adesso andremo a parlare anche nel video di quali potrebbero essere appunto queste ricompense gratuite che Epic andrà a regalare a tutti quanti i giocatori. Ma iniziamo subito dicendo che questa patch verrà rilasciata domani verso le 8:09, i server andranno off e appunto uscirà l'aggiornamento e dopo un paio di ore potremo finalmente entrare in gioco ed in teoria per le 15 dovrebbe iniziare l'evento del Fortnimers. Quindi di solito gli eventi iniziano sempre intorno alle 15 con appunto le loro sfide e anche questa volta dovrebbe accadere in questo modo. Abbiamo già delle primissime novità che vedremo durante questo evento, infatti negli scorsi giorni è stata mostrata questa schermata di caricamento e in questa schermata, se notiamo bene, possiamo vedere proprio dei nuovissimi polli barra galline, appunto zombie. Infatti li vedete in questa schermata proprio qui in basso e quindi questa sarà una prima novità che vedremo durante l'evento di Halloween, ovvero al posto dei classici, delle classiche galline e dei polli avremo appunto sempre loro solamente in versione mostri barra zombie. Quindi una novità molto carina, non so se saranno così solamente le galline e i polli oppure anche altri animali come ad esempio i lupi oppure i cinghiali, però al momento sappiamo che solamente questo tipo di animale avrà una sua versione zombie durante l'evento. Non so se tutti quanti proprio saranno in versione zombie o solamente alcuni, comunque questa è una prima novità che Fortnite ci ha svelato tramite questa schermata di caricamento, che è la schermata di caricamento che ci va ad annunciare l'arrivo di queste due skin di Halloween nel negozio oggetti, le prime due skin di Halloween che appunto abbiamo scoperto tramite la patch 22.10. poi tramite l'aggiornamento di domani ne verremo a scoprire sicuramente tantissime altre, perché come ogni anno Fortnite va sempre ad implementare tantissimi cosmetici per l'evento di Halloween, quindi sicuramente vedremo tante nuove skin che poi usciranno man mano che appunto passano i giorni e ci avviciniamo ad Halloween nel negozio oggetti. Quindi fatemi sapere se andrete ad acquistare delle skin dal negozio oggetti di Halloween. E ovviamente se acquistate qualche nuova skin, qualche nuovo cosmetico che uscirà in questi giorni, utilizzate il codice creatore Daccini e mandatemi la foto su Instagram per essere ripostati nel prossimo video. Nei file di gioco sono stati anche trovati i mostri che erano presenti nell'evento dello scorso anno.
Se vi ricordate, nello scorso anno erano presenti delle zone di mappa dove se entravamo al loro interno potevamo combattere con appunto dei mostri insieme anche al boss del mostro, e appunto anche quest'anno forse potrebbero ritornare questi mostri in diverse zone di mappa. Di solito in ogni evento di Halloween appunto Fortnite va a implementare questi mostri oppure degli zombie, ed in teoria, visto che li ha aggiunti nei file di gioco, ci sono delle possibilità di vedere appunto il ritorno di questi mostri che appunto uccidendoli ci vanno a dare delle armi o delle cure. In teoria, basandosi anche sugli altri eventi di Halloween, nella giornata di domani dovrebbero implementare qualche item che ci farà trasformare in dei fantasmi. Di solito in quasi ogni evento sono disponibili degli item che, se andiamo a consumare in mappa, si trasformano o in delle ombre oppure in dei fantasmi. Di solito è accaduto così l'anno scorso, anche 2 anni fa se non erro, ma di solito accade quasi in ogni evento. Quindi sicuramente qualche item o consumabile speciale verrà introdotto che ci farà diventare appunto degli item oppure qualcosa legato ad Halloween. Stiamo parlando anche da tantissimo tempo della possibile collab tra Fortnite e Stranger Things per questo evento di Halloween. Ovviamente la giornata di domani verremo a scoprire se questa collab arriverà effettivamente per questo evento oppure se è stata solamente una trollata da parte di Epic, perché se vi ricordate bene, come già parlato in tantissimi video, la Epic ha implementato, diciamo, una casa molto simile a quella di Vecna, dove al suo interno è anche presente questo orologio, che potrebbe ricondursi benissimo alla serie TV di Stranger Things. Ovviamente sono solamente delle teorie questa possibile collab, e appunto nella giornata di domani verremo a scoprire se effettivamente verrà implementata oppure no, ma sicuramente qualcosa di molto speciale verrà aggiunto per questo evento. Secondo molti leaker dovremmo aspettarci anche delle armi stile Halloween molto interessanti, perché appunto già in queste prime settimane di season Fortnite ha implementato degli oggetti molto molto carini, come ad esempio il launchpad lanciabile oppure ad esempio l'arma che lancia la melma, e quindi dobbiamo aspettarci che proprio per questo evento del Fortnimers, che è molto importante, Fortnite potrebbe implementare altre armi molto molto interessanti all'interno del gioco. Speriamo sia così, magari appunto introdurranno delle nuove armi mitiche oppure porteranno delle armi mitiche vecchie, come ad esempio la scopa della strega che era presente 2 anni fa durante l'evento, oppure altre armi mitiche legate all'evento, magari anche il lanciamissili, il lanciazucche di Halloween e tanto altro ancora. Prima di continuare, come sempre, andiamo a ringraziare 3 persone che mi hanno mandato la foto o taggato su Instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa con il mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste 3 persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video all'interno di Instagram, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a ripostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale, e grazie mille ancora alle 3 persone di oggi che hanno utilizzato il mio codice creatore nello shop di Fortnite. Come detto in precedenza, avremo delle nuove sfide con tantissime ricompense. Di solito le sfide di Halloween portano sempre una decina di ricompense gratuite in gioco, anche di più delle volte. Di solito non abbiamo mai ricevuto una skin gratuita, e chissà se magari quest'anno Fortnite decida di andarne a dare una. Però sicuramente avremo dei picconi gratuiti, ovviamente avremo delle emote, degli item con delle coperture e tantissime altre appunto ricompense in modo gratuito che potremo ottenere andando a completare delle missioni all'interno del gioco. Le missioni, come già detto, saranno disponibili per una decina barra 12 giorni più o meno, e quindi avete tutto quanto il tempo per completarle. Poi maggiori informazioni le riceveremo, come già detto, domani con l'uscita della patch 22.20, e speriamo che questa patch ci possa portare delle novità molto interessanti, sicuramente tantissimi contenuti. Speriamo possa portare anche qualche sorpresa, come qualche collaborazione all'interno di questo evento. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere se siete in hype per l'arrivo dell'evento del Fortnimers 2022 che sarà disponibile a partire da domani con la patch 22.20. fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e se non vedete l'ora dell'arrivo di questo evento. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste informazioni sull'aggiornamento dell'evento del Fortnimers qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video.
Noi ci vediamo ad un prossimo video.